questo non c'è più, questo nemmeno, anche se era molto grande. No, è viva sempre questa donna qui che ha 99 anni addirittura. Ennio Mancini è uno degli ultimi testimoni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, quando i nazisti uccisero 560 persone, soprattutto donne e bambini. Per sentire il suo racconto siamo venuti nel Museo della Resistenza di Sant'Anna, quello stesso museo a cui il governo Berlusconi appena pochi mesi fa aveva tolto i fondi, rischiando di farlo chiudere. All'epoca Sant'Anna, che non era raggiungibile, non c'era questa strada qui di oggi, c'era soltanto attraverso i sentieri, questo fatto di essere isolata in qualche modo dette alla popolazione della Versilia una sicurezza. E allora tanti salirono a Sant'Anna in cerca di un riparo dalla guerra, lì c'era il fronte, quassù sembrava comunque un luogo sicuro, fino a quel giorno. Giorno 12 agosto 1944, quando la mattina presto abbiamo cominciato a avvertire che qualcosa di diverso stava accadendo. Quelli alzati, quei grandi, che gli uomini, le donne anche, gli adulti che erano in campagna, nei campi, dettero l'allarme. E ci fu questo tantamme, ci sono i tedeschi, ci sono i tedeschi, cominciarono a urlare, passare da un casolare all'altro e gli uomini si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. Verso le 7 del mattino, circa poco più, iniziò la mattanza. Scesero quattro colonne, avevano circondato Sant'Anna da quattro punti cardinali, da quattro sentieri. Tre colonne arrivarono da dietro, addirittura. E allora piombarono sui vari casolari. Sant'Anna poi è un paese strano, fatto di casolari sparsi. E lì iniziò la mattanza. Nei vari posti sono stati sette luoghi deputati al massacro, dove sono stati uccisi i gruppi. Uccisero in cima la sola Vaccareggia, poi i Franchi, le località, le case, la piazza della Chiesa, il Colle, il Moco, i Coletti. La piazza della Chiesa fu poi l'epicentro, diciamo, della strage. Lì su quella piazzetta ne hanno ucciso, solo su quella piazza, circa 140. E morirono, vennero uccisi qui, vennero uccisi soprattutto i vecchi, quelli che non si sentivano a rischio e a pericolo, le donne e i bambini. Bambini sotto i 16 anni, documentati, sono circa 130-140. Poi gli altri, uccisero famiglie intere. Uccisero i Tucci, che erano 9, la mamma con 8 bambini. Uccisero i Della Latta, anche lì il papà e cinque figli, uccisero tutti, uccisero i Battistini, che erano in 10, i genitori e 8 figli, uccisero le famiglie. Io ho avuto un'esperienza fortunata rispetto agli altri. Uno dei pochi nuclei, il mio, che venne risparmiato da quel drammatico giorno. E arrivarono, ci portarono in una piazzetta, nell'aia del borgo. Ci hanno addossato contro il muro di una casa e davanti a noi, su un poggio un po' in alto, piazzarono questo treppiedi, inserirono questa mitragliatrice e ormai c'era lo sgomento totale. Si capiva che da un momento all'altro ci avrebbero ucciso. Invece, per fortuna, arrivò il comandante, arrivò l'ufficiale che comandava quel reparto, era una delle quattro compagnie, e dette le disposizioni di andarcene. Siamo scesi nel bosco, 100 metri sotto casa, e dopo poco sono passati una colonna di soldati, 7, 8, 10. Ci hanno preso e ci hanno incolonnato, ci stavano portando qui, sulla piazzetta della chiesa. Ci hanno spintonato, ci hanno urtato, sollecitato anche con violenza, ma poi, visto che non si riusciva a camminare, se ne sono andati. Forse avevano degli ordini di raggiungere il grosso. Se ne sono andati e hanno lasciato con noi un soldato molto giovane. Questo soldato è rimasto solo con noi, gli altri ormai erano scomparsi dalla vista, cominciò a parlarci, però certo non si capiva quello che diceva. I gesti sì, si comprendevano. Ci diceva in sostanza di stare zitti e tornare indietro. Noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa e appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato abbiamo sentito una raffica. Lì per lì siamo trasaliti perché si pensava che ci stessero sparando, ci stessero uccidendo.
Invece girandoci abbiamo scorto che il soldato, questo ragazzo, che era molto giovane, sparava in aria, ci ha salvato la vita. E io bambino, neanche di 7 anni, ho visto uno scenario allucinante, un scenario orrendo. Si vide corpi dilaniati, corpi distrutti, distrutti dalle bombe, ma distrutti dal fuoco, tanti, bruciavano dentro le case. E l'impressione più che mi ha, diciamo, inseguito nel tempo è l'odore della carne bruciata, era un'ossessione. E lì, poi, dove c'erano i cadaveri, naturalmente stravolti, il sangue aveva attirato insetti, erano uno scenario allucinante. Io sulla piazza non sono andato, dove c'era l'episodio più cruento, dove sono stati uccisi i più. L'altra cosa che mi impressionò quel giorno è le urla strazianti di quegli uomini che ritornavano, quei genitori, e tornavano, cercavano i propri cari, li chiamavano forte per nome, perché poi qualcuno saltò fuori chiamandolo, e questo illuse, forse illuse questi uomini che altri potevano magari essersi salvati. Ecco le urla, così, una strage senza un perché apparente. Ennio avrà raccontato questi fatti centinaia, forse migliaia di volte. La sua sofferenza nel rievocare immagini, rumori, perfino odori di quella giornata sono per noi una straordinaria occasione, un regalo prezioso che riceviamo proprio qui nel luogo che fu teatro della strage e che oggi ospita il Parco Nazionale della Pace. Ci ha voluto qui lo SPCGL di Stazzema anche per ricordare l'appuntamento di martedì 28 febbraio, quando saliranno quassù il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, rappresentanti delle comunità locali, una delegazione di studenti universitari per una manifestazione che sarà conclusa dalla segretaria dello SPCGL nazionale, Carla Cantone.